Buonasera, questa è quella che doveva essere la terza, è diventata la quarta serata, è stato infilato in mezzo un ripasso l'ultima volta e diciamo nel programma iniziale c'era la terza serata, ora quarta ripeto, di vedere un progetto programmato in live, cioè io a casa sì ho guardato un minimo molto vagamente, ci ho dedicato 15 minuti per capire. Per calcolare in breve le tempistiche, ma il progetto lo facciamo qui adesso, quindi più che diciamo una lezione è una cosa un po' collaborativa, guidata, dove sì, principalmente lavorerò io, però cioè, si può intervenire, intervenite pure, chiedete, date idee, quello che vi pare. Questa sarebbe la cosa che mi piacerebbe realizzare, questo è un diagramma, non arriveremo qua però anche qui. Ci tengo anche come durante le altre serate vi ho spiegato varie cose e spesso vi davo consigli in mezzo su, non so, su un progetto più serio, eventualmente come comportarsi, eccetera, eventualmente uscendo un po' dal progettino giocattolo. Anche qui parto subito da uno schema di quello che dovrebbe essere, per il progetto che ho in mente, adesso ve lo spiego. Un diagramma, diciamo, abbastanza, uno schema, un'architettura abbastanza buona, robusta e flessibile. Il progetto in questione è semplicemente un sistema che raccoglie, logga e permette di visualizzare temperature, umidità o qualsiasi tipo di dato che potremmo voler raccogliere in qualsiasi posto, che può essere casa nostra, l'ufficio, può essere, non lo so, quello che volete, fuori, il giardino, la cuccia del cane, quello che vi pare. E ci sarà un server, chiamiamolo, quindi un programmino che sarà in esecuzione tutto il tempo, 24 ore su 24, in ascolto per dati, usando un protocollo di nostra scelta, nel mio caso ho scelto MQTT, tanto per mostrare qualcos'altro anche, perché è comunque un protocollo leggero e ci permette anche da microcontrollori un po' più scarsi, tipo Arduino, di non dover caricare troppa. Diciamo troppo codice di libreria o per gestire protocolli più complessi tipo l'HTTP. Abbiamo il nostro server che raccoglie dati, li salva, presumibili in un database. Ho scelto di usare SQLite perché è semplice e immediato, non dobbiamo salvare terabyte di dati. Poi, se uno vuole realizzare una cosa del genere, usarla veramente. Vale la pena probabilmente investire su MySQL o un Postgres da montare su, dopo vediamo anche un po' l'aspetto del database. Per quanto riguarda invece la visualizzazione dei dati, qui è dove questo diagramma non sarà quello che realizzeremo, ma sarebbe, diciamo, secondo me, quello che non lo realizziamo perché è più macchinoso, perché dovrei spiegare il protocollo HTTP. E lo standard REST dovrei spiegare un po' di cose e non ci staremo coi tempi. Si può sempre dedicare eventualmente un'altra serata. Tuttavia, se inizio a farvi vedere un po', qui vedete il mouse? Sì. Allora, qui nel diagramma abbiamo praticamente sulla sinistra tutti i sensori. Qui ho messo anche una nota: possono essere, noi useremo degli SP8266 perché hanno già il WiFi integrato all'interno del chip, hanno proprio la radio con MicroPython, tanto per usare Python a 360 gradi. Si può programmare anche con l'ID di Arduino senza problemi, eccetera. Noi usiamo MicroPython perché è un talk su Python. A meno che non riusciamo a installarlo stasera, ma non lo so, vediamo cosa viene fuori. Ma ho scritto può essere qualsiasi dispositivo in grado di comunicare con il broker MQTT. Tra poco vediamo cos'è il broker esattamente. Vediamo un minimo di protocollo MQTT. Quindi può essere un Arduino con un modulo Ethernet, se volete cablato, può essere un Arduino con modulo Wi-Fi, può essere una Nucleo dell'ST, può essere qualsiasi roba, può essere anche un Raspberry stesso, può essere anche un computer vecchio che avete, qualsiasi roba che può eseguire codice, che ha una connessione a internet, per cui trovate una libreria MQTT che vi permette di parlare con un broker MQTT. O qualsiasi combinazione di essi, tra parentesi, cioè posso avere 20 sensori Raspberry, 20 SP8266, tanto la cosa bella è che ho un protocollo, un'interfaccia comune che è l'MQTT, chiunque parla in MQTT, chiunque è in grado di fare un publish MQTT, nessun problema, va benissimo. Ho il broker MQTT, useremo Mosquito perché è l'unico che conosco, non sono per niente un esperto di MQTT, o tutte queste cose, anche SQL, eccetera, non sono un esperto di sta roba, io la uso in modo molto basilare, però insomma credo, cioè, la so usare per realizzare una cosa del genere e
vi farò vedere, insomma, penso che non, ecco, magari se mi fate domande super complesse su SQL o MQTT, magari non sono un po' lì lì, però. I broker cosa fanno? Fa altro che fare il dispatch dei messaggi, cioè adesso dopo vediamo, inoltre tutti i messaggi ai subscribers, cioè a chi si iscrive a vari topic, a vari argomenti. Noi avremo un server, server.py, probabilmente sarà il nome proprio del file, dello script, che girerà su un PC, sarà sempre acceso, cioè ipoteticamente, chiaramente, presumibilmente un Raspberry, perché consuma poco, perché è comodo, non serve bisogno di potenza, si può mettere lì, potrebbe essere proprio un'applicazione ideale, perfetta per un Raspberry. E cosa fa? Riceve tutto quanto, tutti i pacchetti MQTT, i messaggi che arrivano, che sono temperatura, umidità, valore di luce, numero di persone dentro la stanza, quello che volete, insomma, è una cosa molto generica, flessibile, e salva tutto nel database. Da questa parte, per avere una cosa molto, diciamo, flessibile, moderna, eccetera, di solito io, se dovessi realizzare questa cosa in maniera un po' più seria, aprirei, diciamo, creerei un API, cioè un Application Programming Interface, in HTTP, sul protocollo HTTP, seguendo lo standard REST, cioè con i metodi HTTP GET, POST, PUT, DELETE, che adesso, ripeto, non voglio entrare in questa cosa perché è una serata a parte da sola, però è uno standard molto usato ultimamente, viene usato per uniformare un po' tutto, cioè io ho questo server che mi fornisce questa, mi espone questa interfaccia, io posso interfacciarmi da una GUI, per esempio un applicativo desktop realizzato con Python, con C++, con C, quello che volete, che usa un toolkit grafico, presumibilmente anche un tool da linea di comando per quanto ci riguarda, chi se ne frega, posso avere un'app per telefono che parla con la stessa interfaccia, perché è talmente standard questa cosa, che è la stessa interfaccia che usa il browser, cioè quello è il livello di standardizzazione. Oppure posso avere un'app web, volendo potrei eliminare la GUI e l'app e usare solo un'app web che scala, responsive, che si vede sia in, o addirittura adesso ci sono le progressive web app, ho visto, io non seguo particolarmente, ma sono applicazioni che da quanto ho capito, sono siti che da quanto ho capito appena li aprite dal telefono vengono riconosciuti come progressive e vi chiede di aggiungere un link alla home e trasformarlo in applicazione. Voi dovete creare solamente un sito praticamente, che rispetta certi requisiti e avete creato contemporaneamente un'interfaccia per PC, per tablet, per telefoni, per qualsiasi roba che è un browser praticamente. Quindi c'è chi volendo elimina queste due cose qua, l'app diventa il sito web in versione responsive, l'applicazione desktop diventa il sito web e tutto diventa il sito web. Ok? Se non facciamo questa cosa qui, cosa facciamo? Riduciamo così. Ma due ipotesi, o riduciamo così. SQL Lite, nonostante sia una cosa molto ridotta, permette di SQL Lite salva il database in un file, letteralmente. Non è come MySQL, Postgres, MariaDB, che sono un servizio sempre in esecuzione, che ascoltano su varie porte per connessioni multiple d'ingresso. SQL Lite permette lo stesso, anche se salva su file, di, a più programmi di accedere allo stesso database. Quindi questo potrebbe permetterci, volendo, di fare intanto una GUI in Python, un'interfaccia grafica solamente per desktop, che visualizza direttamente il database. Quindi abbiamo letteralmente un server che spara dentro il database tutti i dati e salva, ed è sempre in esecuzione, ed è importante che lo sia perché l'MQTT non salva i dati, cioè se questi sensori pubblicano delle temperature, dei dati, il broker potrebbe anche pensare che ci sia qualcuno online perché magari non è stata comunicata la disconnessione, ma anche, magari anche pubblica verso il server, ma il server non sta andando, dati persi completamente. Quindi, a meno che, per carità, nel caso di temperature di casa, così probabilmente non è mission critical, ma se dovessimo raccogliere dati, che è importante che rimangano, siano sempre disponibili, vengano sempre raccolti, è necessario avere chiaramente un DAIM, un applicativo, qualcosa che sia sempre in ascolto. La GUI quindi va a prendersi tutto quello che viene inserito all'interno dal server. Alternativa numero due, un unico programma. Cos'è bello di questo? Che è più semplice, perché è un unico script, facciamo tutto in uno. Cos'è brutto di questo? Anzi, vediamo gli aspetti positivi e negativi di tutte queste tre cose. Allora, qui monolitico,
semplice da fare, relativamente semplice. Tuttavia, cosa succede? Io chiudo la GUI, ho il computer spento, perché sta roba si può andare anche su un Raspberry volendo, ma cioè, dovrei avere lo schermo sempre attaccato, non è il massimo. Se lo eseguo sul mio portatile, come spengo il portatile? Questo si chiude, quindi questo non ascolta più i messaggi del broker. E mi perdo tutto, che vabbè, cioè, per un progetto così può anche starci, non è un problema. Questo risolve questo problema, nel senso che abbiamo sempre un daemon in esecuzione. Qual è il problema di questa cosa? Se vogliamo un po' uno svantaggio, che facciamo interloquire il server e la GUI attraverso un database, che cioè, non è una cosa che ha molto. Sì, si può fare, non è una cosa che si vede spesso. Soprattutto se fosse un programma che crea dei dati, li scrive in un file, li salva e poi noi andiamo ad aprirli e visualizzarli di tanto in tanto, potrebbe anche andare, ma per una cosa dove potremmo anche voler vedere in tempo reale i dati che arrivano, eccetera, non ha il massimo di senso, almeno secondo me. Poi non ho dubbi che ci sia qualcuno che probabilmente ha fatto soluzioni simili, cioè se dovessi farlo io non lo farei così comunque. Ci può comunque fare, penso sia la strada che prenderemo. Vantaggio, svantaggio di questa cosa: vantaggio, ho super flessibilità. Tra l'altro, una cosa che non ho detto è che queste API qui REST possono essere usate anche da altri servizi stessi. Cioè, se io mi invento un programma che è in grado con machine learning, per esempio, di pilotarmi il termostato in base ai dati che raccoglie sulla casa. Io ho bisogno adesso però di avere i dati, ok, ho fatto il mio programma, l'avrò simulato con dei dati fittizi, adesso devo tirare in ballo dati reali in tempo reale. Avendo un'interfaccia così standard, è un attimo, cioè anche se volete, ma non solamente, cioè molto spesso capita non tanto di creare queste, ma di usarne. Per esempio, se volete fare uno script Python che, non so, fa qualcosa con dei dati meteo, e avete bisogno dei dati meteo, se andate su Open Weather oppure su bene o male qualsiasi sito meteo, da qualche parte nel sito c'è la sezione API, Application Programmer Interface. Se vogliono limitarvi o se vogliono soldi perché la usiate, vi create un token, o di solito non vi fanno pagare a meno che non fate quantità di richieste o scene, perché chiaramente devono servirvele anche. Però ve le limitano, vi danno un token che rappresenta la vostra identità, chi siete voi che state chiedendo, e voi fate una richiesta su un endpoint HTTP, tipo openweather.org slash API slash versione 3 slash, non so, forecast, per chiedere le previsioni, slash Vicenza, e vi arrivano, vi ritorna, preso di solito nel 90% dei casi un dati in formato JSON, che è molto molto usato per interscambio di dati, soprattutto con l'HTTP, con questo paradigma REST, e potete usarli nel programma Python. È una specie di questa roba HTTP REST, è un collante che vi permette di far parlare tutto con tutti. È una cosa molto bella, quindi questo è il vantaggio di questa cosa. E se un giorno volete anche aggiungere, integrare questa cosa con qualcos'altro, addirittura. Cioè, ci sono anche servizi online dove potete, adesso mi viene in mente per esempio GitHub, potete creare webhook, cioè potete farlo parlare, potete volendo, adesso non so, non ho ben presente, ma sto accennando, cioè anche GitHub vi permette di usare questo tipo di interfaccia per automatizzare varie cose, interloquire col sistema, con i progetti, con i repository. Ok, svantaggio di questa cosa è più complesso, bisogna conoscere più cose, bisogna conoscere bene sta roba, il protocollo HTTP REST, soprattutto se il servizio poi viene esposto all'esterno, entra in gioco il discorso sicurezza, cioè uno può sfruttarmi una falla nell'implementazione per entrarmi qua dentro, prendermi il controllo del PC in cui gira il server e prendere il controllo della mia rete di casa, lì bisogna sapersi muovere, eccetera. Qui presumo andremo a finire con questa soluzione qui. Per ora, intanto questa sera non vediamo la parte di visualizzazione, intanto ci preoccupiamo di tirare sui sensori, di fargli parlare con i broker e fare il server, almeno per quanto riguarda la parte che ascolta, e vediamo se riusciamo anche a fargli salvare dati. Scusate che silenzio.
telefono. No, era l'evento sul calendario di stasera. Ok, se qualcuno magari può essersi chiesto la domanda, ma c'è già il broker in esecuzione tutto il tempo, perché deve stare in esecuzione tutto il tempo? Perché c'è sia il broker che il server? Allora, cioè, volendo potremmo fare un unico programma che fa tutti e due, fa sia da broker, ascolta, e sia da server, nel senso quello che noi vogliamo che faccia il server, cioè raccoglie, salva nel database, eventualmente, ecco una cosa che non ho detto, qui dentro si potrebbero fare, tipo, non so, per calcolare medie giornaliere o cose del genere, salvare già nel database in modo che, adesso questo, ripeto, qui non si applica, ma, perché è un calcolo stupido, ma se avessi un calcolo complesso su dei dati in arrivo, di solito li faccio lato server perché? Beh, intanto perché mi basta farli una volta per tutti i dispositivi che poi vogliono vederli, rifacendosi a questa architettura qua. Cioè io ho 30 utenti con l'app, cosa fanno? I loro telefoni, che il telefono è relativamente scarso rispetto a quello che posso montarmi in un server, parlo di cose molto più potenti, non parlo sicuramente di sta roba qua, parlo di magari elaborazioni immagini o roba così. Preferisco fare una volta solo nel server. Se mi costa tanto perché il server costa, un server così potente è di solito servizio a pagamento per gli utenti, per quello che vi chiedono di pagare mensilmente magari certi servizi perché ci sono dietro server che macinano e consumano decine di kilowatt di corrente per fare la roba che vedete sullo schermo. Stavo dicendo, ok, che questo server quindi potrebbe anche fare calcoli. Nel nostro caso, per fare la media giornaliera, si può farla per tutto, voglio dire, il processore ci mette nanosecondi a fare quella roba lì, magari con Python ci mette microsecondi perché è interpretato, ma è una cosa irrisoria. Si potrebbe unire le due cose, ma a quel punto dobbiamo noi implementare il protocollo MQTT lato server. Diciamo che ci viene più semplice fare così perché queste implementazioni qua sono, cioè da quanto so io, poi potrei sbagliarmi, ma sono già pronte, sono dei programmini che si lanciano. Adesso la prima cosa che facciamo è anche installarlo, che tra l'altro avevo dimenticato di farlo, quindi io sono su Arch, installo Moschitto, e questo è un programmino già pronto, già confezionato, e non fa altro che lanciandolo, ascoltare, adesso parte, questo programma è in esecuzione, rimane lì. Vedete? Quindi cioè, non ho l'ascella adesso, sta andando, sta aspettando, mi dice che ha aperto un socket in ascolto in IPv4 su questa porta e anche in IPv6, non ci preoccupiamo di IPv6 stasera, anche perché non ne so niente, se qualcuno vuole fare una serata su IPv6 gliene sarei grato. Quindi questa porta qui parla al protocollo MQTT, questa cosa qui ci fa tutto il dispatch dei messaggi ed è semplice trovare librerie sia per micro che per Python o quello che è, per poi parlare col broker. Vediamo un po' l'MQTT allora, due parole tra parentesi immagini in realtà nelle slide. Allora, il broker svolge un ruolo centrale all'interno di un sistema MQTT. Il broker appunto è quello che coordina tutto quanto. Ci sono due operazioni che noi come dispositivo possiamo, due cose che possiamo chiedere al broker. Di pubblicare qualcosa, quindi prendi, tieni sta roba, che sia temperature, chi lo sa. Ah, questa immagine l'ho presa da internet e anche altre, spero non sia un problema, non c'era scritto che era vietato, quindi beh, speriamo. Posso chiedere di pubblicare qualcosa o posso chiedere, come vedete qui, per esempio un computer o un mobile device che sono interessati ai dati pubblicati da un sensore di temperatura. Posso chiedere di fare un subscribe, cioè iscrivimi a questo topic, a questo argomento. Anche il publish è su un topic, vedete qui c'è scritto topic. Cosa sono i topic? Sono degli argomenti, cioè è per separare le cose in un broker, volendo, ci sono anche broker pubblici. Adesso non mi ricordo il nome, Moschitto stesso, il progetto ha un broker pubblico, voi potete collegarti, potete collegarvi all'URL sulla porta 1883. E cioè, vedete i messaggi di tutti in realtà, lì l'hanno fatto chiaramente, non è che uno fa passare, ho visto gente che ci fa passare i sensori di casa, vabbè, probabilmente non aveva capito che poteva metterselo anche in privato il broker, però vabbè. Però cioè, nel senso in un broker possono transitare varie cose, dati di natura diversa, il fatto di avere dei topic, degli argomenti,
Sta per esplodere qualcosa. Ok. Il fatto di avere le possibilità di creare dei topic serve proprio per tenere una separazione. Quindi una volta che io ho fatto un subscribe, cioè ho chiesto di scrivermi una cosa che faccio una volta, io mi collego, io ho applicazione che voglio vedere i dati, o io server che devo loggarli e salvarli nel database. Parlo col broker, gli dico, ehi, voglio iscrivermi al topic casa slash camera, dove vengono postate tutte le informazioni sulla stanza, sulla camera di casa. I broker automaticamente, finché io sono connesso, ogni messaggio che verrà pubblicato sul topic casa slash camera verrà inoltrato a me. Cioè io vedrò tutti i messaggi che arrivano lì. Se io sono disconnesso, quando arriva qualcosa me lo perdo. Ci sono dei broker, penso anche Moschitto, che salvano volendo i dati, però non è la cosa migliore in realtà. Il publish, tra l'altro, può avere vari livelli. Adesso non vorrei dire una cavolata, ha tre livelli di quality of service, credo, di QoS. C'è il livello 0 dove, oddio. Cioè possiamo, adesso non mi ricordo, possiamo specificare quando pubblichiamo un messaggio se è una roba, cioè, relativamente poco importante, tipo mandalo, se viene perso, vabbè, chi se ne frega, tipo nel caso di un sensore che raccoglie una temperatura ogni minuto, viene perso il messaggio, inutile, diventiamo matti, tra un minuto ne arriva un'altra di misurazione. C'è, sono anche c'è un, possiamo innalzare i requisiti e dire: devi assicurarmi che questo messaggio venga inviato oppure addirittura che il broker mi dica di averlo ricevuto, cioè ci sono varie cose, adesso non ricordo purtroppo. Comunque se volete guardare l'MQTT ci mettete insomma un'oretta, si trovano tante risorse online dove viene tutto spiegato molto bene. Un esempio potrebbe essere sul broker, appunto, io lo visualizzo così in testa, no? Come ci fossero, non sono delle caselle di posta, perché la roba entra e esce subito, però sono delle specie di canali, dei canali potremmo chiamarli, come in un programma di chat. Tutto quello che entra a sinistra viene sparato a destra, chi in ascolto. Questa potrebbe essere un'applicazione tipica, cioè l'ho fatto prima, un'oretta fa, mi è venuto in mente, non so, per esempio, potrei avere varie stanze della casa, quindi casa slash camera, casa slash salotto, i topic, credo debbano proprio rispettare questo formato su MQTT, quindi iniziare con uno slash e come un percorso che parte con slash, sì, perché ci sono anche, poi c'è una sintassi speciale, per esempio io posso ascoltare tutti i sottotopic di casa, se voglio ascoltare casa camera, casa salotto e casa cantina, senza iscrivermi a tutti e tre, posso iscrivermi a slash casa slash cancelletto, che dal broker vuol dire iscrivermi a tutti i sottotopic di slash casa. Poi potrei avere slash ufficio, che vabbè, è una stanza, non serve avere un sottotopic, e poi potrei avere per esempio un topic statistiche, stats, col sottotopic batterie, dove qui allora io ho un sensore per ogni luogo chiaramente, magari anche per la camera ne ho due, non lo so, cioè ipotizzo. Perché ho una camera grande, boh, per un qualche motivo. Più tutti i sensori pubblicano sulle statistiche delle batterie, così lì vedo tutti quanti, l'unico canale, potrei anche, il server probabilmente non è interessato a sta roba, però magari l'applicazione sì per visualizzare o cose così. In ascolto anche lì diventa interessante perché per esempio il server logger logga tutto, ascolta da tutto quanto. Può anche, non so se si può ascoltare su slash cancelletto, questo credo non si possa fare. Non lo so, dipende, forse è settabile dal broker, se uno può prendere e ascoltare tutto, a prescindere. Anche perché arriva un desfo di roba, quindi probabilmente non conviene neanche, perché arriva una mole di dati, soprattutto se è molto trafficato il broker, cioè io ricevo dati anche di tutti, soprattutto se è pubblico. Anche qui non vi so dire esattamente. Potrei però, per esempio, oltre ad avere il server logger, avere un Arduino, qualcosa che invece che pubblicare, ascolta, ha un trasmettitore infrarossi e quando arrivano temperature sopra tot o sotto tot, mi pilota un condizionatore di riscaldamento, senza passare per il logger, cioè direttamente in MQTT, fare tutte queste interazioni. Oppure, non so, avere sempre un Arduino, un SPO226 che ascolta sulle statistiche delle batterie. Quando vede qualcuno che ha la batteria bassa, suona un campanellino o qualcosa, mi arriva proprio fisico anche. Nel senso. Scusa, Sì. mi sfugge, non ho mai visto l'MQTT, cioè tu dovrei immaginare che una freccia cos'è che trasforma? Una stringa, tipo non so,
Allora, l'identità di chi sì. manda e cosa comunica. L'MQTT ho dimenticato di fare proprio la premessa per chi diciamo si sa un po', è un protocollo che si piazza allo stesso livello dell'HTTP, cioè lavora sopra il TCP/IP, ma non si basa su HTTP, è proprio questo il bello, cioè è più leggero dell'HTTP che prevede un sacco di cose. Quindi cosa fa l'MQTT? Apre un socket TCP e scrive chiaramente byte, grezzi, non ho la più pallida idea se scrive proprio stringhe, non credo, credo sia binario, quindi avrà una codifica sua, possiamo guardare al volo, MQTT packet, vediamo se troviamo un'informazione riguardo come è fatto un pacchetto, eccolo qua, questo è un pacchetto, la struttura di un pacchetto HTTP, quindi c'è un header di controllo di un byte, la lunghezza del pacchetto, un header di lunghezza variabile che dipenderà da che tipo di richiesta stiamo facendo, se è un publish, un subscribe, quindi ogni cosa avrà bisogno di specificare dati diversi e il payload. Quindi non è una stringa, non è come l'HTTP che scrivo HTTP 1.1 slash get, ti chiedo adesso sta roba, sono Firefox su Linux, proprio scritto in testo. È una cosa molto più compatta, proprio per quello viene usato, perché un messaggio MQTT è molto più piccolo di un messaggio HTTP, ha meno funzionalità, quindi un'implementazione completa di MQTT è più semplice a livello di codice di un'implementazione HTTP. Voi magari vedete su Arduino usare l'HTTP, però non è, cioè, nel senso è un po' fatto molto alla, non voglio usare parolacce, avete capito? Cioè apro un socket e scrivo letteralmente la stringa dentro, HTTP GET, e sparano la richiesta dentro o POST. Bisognerebbe per esempio implementare anche il discorso di ascoltare se il server risponde che è andata a buon fine o meno, se bisognerebbe implementare il discorso timeout, tante cose, cioè se qualcuno di voi sta chiedendo, ma l'ho visto sempre fare anche con l'HTTP, sì, con un rosegotto di HTTP, un 0,1% di HTTP. Quello che di solito gli esempi che ho visto girano su internet, su Arduino, aprono un socket, sparano dentro, chi lo sa che fine fa quella roba lì, se funziona, se gli piace o no, boh, chiudi socket, fine. Qui invece è possibile avere un'implementazione completa del protocollo, dell'MQTT, anche su roba piccola, tipo un micro 8 bit come la VR dell'Arduino. Ho risposto bene o male. Sì, penso Ok. sì. Sì, io. Almeno c'è la differenza, anche per immaginare che sia difficile cosa viene scritto, cioè, Nel codice o. perché se più che altro il messaggio che passa da uno all'altro, c'è cioè il sensore, casa camera, viene fatto naturalmente tutto quello che scrive come payload, c'è cioè il messaggio è lì, tutto lì, Sì, allora no, noi quando e se no pubblichiamo. il resto è tutto, come dire, già fisso, non so, visto che c'è un'intestazione fissa. Sì, ok, tu intendi da un punto di vista, io sono utilizzatore, voglio usare l'MQTT come parlo, cioè con che riga scrivo su Python, come creo un messaggio. Questo lo vediamo dopo, se no Sì, lo ci vediamo sono. dopo. Lo vediamo dopo sicuramente. Comunque quando pubblico qualcosa devo specificare il topic, che è una stringa di testo letteralmente, e un payload che è binario. Tipicamente manderò testo anche lì, per esempio se ho un sensore che manda temperatura e umidità, manderò temperatura, punto e virgola, umidità, proprio scritto in cifra, con Python basta convertirlo in stringa, so che è una stringa, faccio uno split sulla virgola, punto e virgola, quello che è. Converto i due pezzi dello split in float e me li leggo nelle variabili. C'è chi sarebbe meglio usare il JSON, per esempio, perché mi dà un minimo di struttura e posso fare anche controllare cosa mi arriva, cioè col JSON ho una mappatura. Il JSON, per chi non sapesse cos'è, è un formato testuale per rappresentare dati e praticamente vedetelo come combinazione di dizionari e liste di Python. Quindi JSON ha le graffe anche lui per definire un oggetto. È un dizionario, tra virgolette, quello che su Python è un dizionario, si mappa letteralmente uno a uno il JSON a quello che su Python è liste di dizionari di liste o dizionari di liste di dizionari, cioè combinazioni di dizionari e liste. Non può contenere chiaramente oggetti come oggetti di classi o altri tipi di variabili, ma può contenere dizionari, liste, interi, valori in virgola, stringhe e null.
Non credo il booleano, non lo so, non l'ho mai visto booleano nel JSON, è molto schizzinoso perché è tipo anche un formato un po' particolare, però è molto molto usato. Avendo per esempio un JSON, mandando un JSON in MQTT, posso anche segnarmi invece che mettere, non so, punto e virgola per separare ogni valore, che magari, boh, c'è cioè un sensore, magari ho dei sensori che mandano temperatura e umidità, alcuni che mandano solo temperatura, altri solo umidità, altri che mandano solo la luce. Come faccio a sapere, cioè, cosa faccio? Allora devo mandare sempre una stringa di tre pezzi separati da punto e virgola. Ok, cosa succede se domani aggiungo un sensore che mi manda, non so, il numero di persone della stanza? Devo modificare tutti quanti che adesso mi mandino una stringa di 4. Invece faccio un JSON che praticamente faccio un dizionario dove metto associazione chiave-valore, chiave-temperatura, valore di temperatura, chiave-umidità e valore di umidità. Basta, questo è quello che mandano i sensori tipo 1. Aggiungo un nuovo sensore che ha un nuovo tipo di dato, manderà un JSON con semplicemente una chiave, che è la chiave numero persone, col valore e il valore in numero persone. Un po' più flessibile. Noi stavolta non lo usiamo, non lo so, vediamo, magari potremo anche usarlo, adesso vediamo. SQL, qualche cenno per chi non avesse mai, non avesse la più pallida idea di cos'è SQL. Io sono l'ultima persona che sa cose di SQL, so usare a livello molto basilare, cioè crea una tabella, mettici i dati dentro e prendili, non molto di più. SQL intanto è un nome di un linguaggio domain specific, cioè quindi non, però i database SQL, diciamo, sono dei software che permettono di salvare dati anche in grosse quantità, tipicamente in grosse quantità vengono usati proprio per quello, molti siti web o tipo Amazon userà dietro database, non so se usano SQL, ma qualcosa di comparabile comunque, adesso vanno di moda i database no SQL, che vuol dire che sono diversi, lasciamo stare. Salva i dati in tabelle, quindi io potrei avere, non so, una tabella clienti, la tabella prezzi, la tabella prodotti, la tabella acquisti, che possono anche interagire tra di loro, tipo qui c'è uno schema, quello che è chiamato schema SQL, che rappresenta le interazioni tra le varie tabelle. Non state a guardare cos'è sta roba, l'ho presa da internet anche questa, per darvi un'idea, cioè, tipo qui ho la tabella con i prodotti, i dettagli dell'ordine che fanno riferimento ai prodotti, chiaramente al codice prodotto. Gli ordini, vabbè, fanno riferimento ai dettagli dell'ordine, questi erano proprio, sono separato tutto quanto. Gli ordini fanno riferimento al cliente, perché un ordine è un cliente e dei dettagli di ordine. Il pagamento è associato ai clienti, non so perché non è associato all'ordine, vabbè, cavoli loro. Gli impiegati sono associati agli uffici e anche ai clienti, perché potrebbero essere anche avere relazioni, eccetera. E permette di fare query complesse, cioè, non solo posso chiedere dati da una tabella, ma posso dirgli: dammi, prendi questa tabella qua e dove trovi questa colonna identificativa di questa tabella, tutte le righe che trovi che hanno diciamo una corrispondenza anche nell'altra, mi unisci tutto e al momento mi viene creata una tabella, diciamo unita, quindi questo si chiama join in linguaggio database. Quindi permette di svolgere cose abbastanza complesse senza, per esempio, con Python doversi leggere le due tabelle, caricarle in un array, iterare sulla prima, ogni volta che trovavo un ID che corrispondeva nella seconda, preparare la terza tabella vuota, iniziare ad aggiungere e creare tutto a mano. Database, i server SQL sono già ottimizzati per fare queste cose, cioè ci sono dietro decine di anni di ottimizzazioni, di ricerche, di sviluppi su questo tipo di operazioni qua che sono molto usate proprio per come viene tipicamente usato SQL, quindi è pane loro quotidiano. SQLite, che è quello che usiamo noi come database, un'implementazione embedded, ho messo tra virgolette, cosa vuol dire? Che non c'è un server, cioè non esiste un eseguibile SQLite che noi lanciamo e sta in background, ma è una specie, è una libreria praticamente. Quindi è un pezzo di codice che integriamo nella nostra applicazione e che contiene tutta la logica per accedere ai file di database SQLite. È molto usato in tantissimi programmi. Se vedete mai che un programmino lo aprite, vi sputa fuori appena lo configurate un file.db, quella roba lì è al 90% un SQLite. Perché? Perché è comodo quando devo salvare dei dati in maniera strutturata, magari la quantità di dati è moderata, cioè non devo salvare gigabyte di dati, anche megabyte forse iniziano ad essere tantini, ma
ma devo salvare un po' di dati, devo salvare anche solo configurazioni o robetta così o dei log, mi creo un SQLite, ho abbastanza buona parte della potenza del linguaggio SQL, quindi tutti i join, tutte quelle query, tutta quella roba lì in particolare, e insomma, importando una libreria, adesso non lo so su quanto grande sia, penso siamo a livello di peso di codice dell'eseguibile, includendo MySQL e SQLite. Penso che siamo su qualche megabyte, forse qualche decina di megabyte, non ho mai guardato, non me ne sono mai preoccupato. Nonostante sia una roba molto semplice e minimale, supporta buona parte del linguaggio SQL, stupidissima da usare, basta importare la libreria invece di configurare un server MySQL, che auguri, soprattutto se poi dovete renderlo accessibile all'esterno, quindi proteggerlo, eccetera, anche lì discorso sicurezza. E anche cose interessanti, tipo quella che dicevo prima, che più applicazioni possono accedere allo stesso database, allo stesso file, cioè il file aperto da più programmi contemporaneamente, che non è una cosa semplice, cioè è una cosa da poco, l'ho anche messo col punto esclamativo qua. Insomma, è ridotto, nel senso che quando uno ha l'accesso e sta scrivendo, più persone possono leggere contemporaneamente, ma se anche solo uno sta scrivendo, anche se sta scrivendo da tutt'altra parte rispetto a dove ne leggono gli altri, l'hanno implementato per semplicità, per non diventare scemi. Che si blocca tutto il DB, quindi non ha prestazioni, cioè se volete prestazioni per sta roba dovete iniziare a spingere dentro quantità o scene di dati, si va su un server SQL dedicato. Con questo chiudo le slide per stasera e iniziamo a guardare qualcosa di concreto. Allora, ok, intanto qui avevo già lanciato Mosquito, il server. Perdonatemi sulla pronuncia di SQL, SQLite, SQL, so che c'è una saga anche Mosquito, se legge Mosquito, Mosquito, non lo so, io basta che voi capite a cosa mi riferisco, perfetto. Non mi sono mai informato. Allora, abbiamo lanciato i broker MQTT, proviamo senza scrivere codice, installando Mosquito, viene installato anche un applicativo che si chiama Mosquito. A parte password, che non so che roba sia, pub e sub, pub e publish, sub e subscribe. Se apriamo sta roba qua, senza dirgli niente, ovviamente rompe il cavolo che non gli abbiamo dato parametri, però ci dice cosa vuole. Cosa vuole? Eventualmente un host, una porta, possiamo non specificarlo, in predefinito dovrebbe anche esserci scritto, in predefinito va su localhost 183, 1883, quindi ci parla già senza specificare niente. Volendo username e password, perché l'MQTT prevede anche autenticazione, volendo. Importante, T-topic, questo non è opzionale, dobbiamo dire un topic, oppure un'altra roba, a quanto pare qui possiamo dare, adesso non so onestamente come i dettagli di questa cosa. Okay, o questa configurazione qua, oppure vabbè, possiamo mandargli a quanto pare specificare le cose tramite file, eccetera. In ogni caso, io so che facendo Mosquito pub topic, non specifico host e porta perché in predefinito, ripeto, va su già da solo. Topic, chiamiamolo slash casa slash camera, trattino M per il messaggio, ci mettiamo ciao. Qua vediamo dal broker, adesso vi ingrandisco, scusate, mi sono accorto adesso che era piccolino. Ops. Andate a dirmele queste cose. Allora, a parte che si è incasinato tutto il testo adesso, io ho dato un Mosquito pub con il topic casa slash camera e messaggio ciao, che non ha senso, però provare. E dando l'invio vediamo che qui succede qualcosa, mi dice che si è connesso, cioè è stata una nuova connessione su questa porta, un nuovo client, addirittura qui ha parlato in IPv6 in locale, perché questa roba qua dovrebbe essere un rimasuglio di IPv6, roba IPv6, non so, ripeto, se qualcuno vuole fare un talk ne sarei grato. Si è connesso un nuovo client e in ogni questo client qua ha un nome a quanto pare, si chiama Mosque Pub, Pipe è il nome del mio PC.
E poi si è disconnesso perché cioè, questo è un programma, nel senso si è avviato il programma, si è connesso al broker, ha mandato e si è disconnesso. Nel caso del nostro sensore non si disconnetterà, in realtà rimarrà connesso e farà il publish di tanto in tanto. Non so se Moskito Pub permette di impostare, per esempio, di ripetere il messaggio, quindi. Keep alive in second for this client, bravissimo, 10 punti a Grifondoro. K 10 secondi. No, è morto subito. Vabbè, non importa, non ha adesso non ha senso metterci a, tra virgolette, forse lo voleva prima di questa roba qua, non lo so, non ho mai guardato. No, vabbè, non ci sono, ok. Un'altra cosa che ci può fare è. C'è scritto sub, perché noi, se avete visto qua, non abbiamo visto nessun messaggio ciao, il broker non ci ha detto il messaggio, perché, boh, non lo so, presumo per motivi di sicurezza in realtà, non mostri il messaggio, non lo so. Per vederlo, cosa dobbiamo fare? Iscriverci allo stesso topic dove stiamo pubblicando, quindi anche qui il comando vuole Moschito sub, l'host porta sempre lo stesso in default, niente username e password, ci basta dare il topic, quindi andiamo su t casa slash camera. Se lo pubblico, adesso qui arriva su chi si è iscritto il messaggio ciao. Se io qui adesso mi metto a pubblicare Pippo oppure non so 20.1 punto virgola 67, che potrebbe essere un valore di temperatura e umidità relativa, mi arriva dall'altra parte, ok? Adesso non mi metto a approfondire tutto cioè, di poco che so di MQTT, ma per esempio vi accennavo prima, io posso fare ascolta su casa slash cancelletto e adesso pubblico su casa camera e lo ascolta, ma anche se pubblico su casa salotto ascolta il messaggio lo stesso, mentre se l'avessi fatto ascoltare solo su casa camera, sbagliato shell, è questa. Se avessi pubblicato su casa salotto, cioè vedete, il broker riceve roba qui a sinistra, sto continuando a pubblicare, ma lui non è iscritto a sta roba, quindi non arriva niente, perché non è interessato, non si è iscritto a quel canale lì. Ok, c'è anche così per curiosità, vediamo tra l'altro se si può fare sta roba. Ci sono dei messaggi interni al broker, forse così, no, c'è un, mi sembra sia Sys, c'è un canale interno del broker dove il broker posta un sacco di roba, non è Sys a quanto pare perché non sta arrivando niente, ma c'è il broker posta tipo sulle statistiche, quindi è usato dal broker stesso, anche i canali sono usati dal broker stesso, adesso non ricordo, bisognerebbe andare a guardare, da un parecchio tempo che non lo uso, System Topics, eccolo qua, Sys Topics, ah si chiama Sys col dollaro, vabbè, si chiama così, quindi in teoria possiamo iscriverci a Sys slash cancelletto. Cos'è che non gli piace di sta roba? Ah, lo prendeva come variabile shell. Vediamo se arriva qualcosa di tanto in tanto. Mi sembra ogni 10 secondi lui posti qualcosa, tipo quanti messaggi sta spacciando letteralmente, cosa sta succedendo, ma non vedo che arriva niente onestamente. Boh, comunque qui è indicato tutto, è tutto documentato per chi volesse. Non so come mai non arrivi onestamente. Non perdiamo troppo tempo su sta cosa. Guardiamo piuttosto come potremmo fare da Python e interfacciarci. Quindi, prima cosa che facciamo è andare su motore di ricerca e cercare Python MQTT. Apriamo il primo risultato. Vediamo un po'. Dice: questo codice ci dà una classe client che abilita applicazioni in modo che siano in grado di collegarsi a un broker MQTT per pubblicare messaggi e iscriverci a topic e ricevere messaggi pubblicati. Bene, proprio quello che serve a noi. Dà anche altre funzioni helper per rendere. Boh, vabbè, chi se ne frega. Bene, come installiamo sta cosa? Non so se avevo mai accennato pip. Beh, sì? No? Boh. Pip
PIP è il, non so per cosa, io ho sempre creduto che PIP stia per Python Install Package, non lo so per cosa stia, è il package manager di Python, cioè vedetelo come l'apt-get o il DNF o il pacman di Python praticamente. Sì. Sì, vedetelo come quella roba lì di Python, ho detto. Tra l'altro è anche molto funzionale, come vedete anche qua c'erano... Anche l'autocompletamento lo uso parecchio, c'è un sacco di roba che ho installato. Ecco, per chi volesse approfondire, un bel approfondimento da fare è i virtual environment. Cioè io adesso sto installando i pacchetti, però li sto installando intanto con sudo, quindi tutto il sistema, e questo crea rogne quando tipo ci sono dipendenze tra pacchetti, conversioni diverse, eccetera, cose che succedono anche con i pacchetti di sistema in realtà. Qui un po' più spesso, a me non è mai successo negli ultimi 3 anni, però vedo che succede. Virtual environment sono degli ambienti praticamente isolati in cui io posso installare i pacchetti ed è una buona cosa. Adesso non ci mettiamo a farlo perché quello è un altro talk di nuovo, non è un talk intero per carità, ma è un altro argomento a parte. Non ci mettiamo a farlo, però sarebbe buono ogni volta che fate un progetto, se iniziate ad avere tante dipendenze, cioè se dipendete solo da una libreria, anche magari molto comune, chi se ne frega, la installate globalmente con PIP. Se iniziate ad avere 5 librerie molto di nicchia, speciali, eccetera, conviene creare un virtual environment che, dove c'è tutto all'interno. In più potete anche creare un file descrittivo, poi date in pasto a PIP in un nuovo computer, anche se non so, pubblicate il vostro progetto. Se dovete un file requirements.txt, potete fare pip install trattino R, mi sembra, e dare il file requirements, adesso non esiste qua, autocompletate, vi prende e installa tutti i pacchetti dentro l'environment che vi create, è un modo per non sporcare il resto. Qui non ci interessa, installiamo sta roba, vediamo la password, qui se la scarica, fa cose, fatto. Adesso abbiamo la libreria a disposizione, anche qua, eccolo qua, c'erano anche le istruzioni con un virtual environment, vi fa vedere, c'è qualche passaggino in più, però si può fare, oppure potete farlo manualmente, pacchetti di Python, se non li trovate con PIP, basta che abbiano, di solito hanno un file setup.py, è una roba standard, non ho la più pallida idea di come funzioni, mai guardato, mai fatto uno, so che basta fare setup.py, installa, lanciarlo con l'interprete, va, installa. Ok, qua ci dice che c'è qualche limitazione. Ecco, non, cioè se non si è ancora capito, farò le robe molto grossolanamente per farvi capire, perché se no non finiamo più, se dobbiamo fare una roba da mettere in commercio, voglio dire. C'è una cartella, chiamiamolo progetto sensori, così mettiamo tutto là dentro. Ci entriamo, apriamo un editor. E iniziamo a buttare giù qualche riga. Molte librerie, di solito se non fanno sta cosa io non le guardo quasi, vi mettono tutto l'esempio di come si usa la libreria. Questa insomma, è importante. Se mai farete un pezzo di Python, vi prego fate sta cosa, ma no, non perché uno non ha voglia di entrare nella documentazione, ma perché anche magari, non so, io devo cercare un modo di interfacciarmi con MQTT su Python. Apro i primi 3 risultati, cioè parlo di chi deve fare le robe velocemente, è chiaro che se sto facendo una cosa mi metto lì a studiarle tutte quante, ma sto facendo una cosa hobbistica, non ho tempo di entrarmi nella documentazione di tutte, che poi non c'è neanche un tutorial, magari devo andarmi a vedere cosa fa ogni singola funzione. Sì, bello, ho capito, ma come, cioè, voglio fare una roba in 3 secondi, cosa devo scrivere, no? Mettete una roba, questo è bellissimo, sta roba. Perché io apro questo e dico, boh, mi piace, la importo. Definisco un callback, vediamo cos'è un callback tra poco, che è una funzione che mi viene chiamata quando succede qualcosa. Definisco un altro, creo un client, assegno i callback, lo faccio connettere al broker e lo lancio in loop. Perfetto, mi piace. Affare fatto. Come la installo? Installo, fine. Se non avessi avuto sta roba, se ne avessi aperte 3 e solo questa avesse avuto l'esempio, anche se le altre 3 erano meglio come codice, come semplicità, avrei preso lo stesso questa perché per una roba così veloce che devo fare, questo mi dà subito come iniziare. Poi è chiaro che se devo fare la cosa strana e devo entrare nella documentazione, cioè cosa devo dirvi, nel senso, per forza, però almeno per iniziare una cosa così è fantastica. E io direi di fare proprio gli zozzi, prendere tutto tranquillamente e copiarcelo dentro in un file. Iniziamo già a chiamarlo server.py. Ingrandiamo un po' qua, così vedete tutti.
Allora, togliamo un po' di commenti, i commenti ve li faccio io stasera. Togliamo sta roba. Vabbè, possiamo anche lasciarli. Ok, allora, cosa succede qua dentro? Importiamo questa roba qui come MQTT. In questo caso, vedete lo schermo che lampeggia sul proiettore per caso? Perché ho visto che lampeggia da me, non so, vabbè, non lo so. In questo caso qui, questo qui probabilmente è una classe, o un modulo, un sottomodulo, madonna cosa succede, boh. O qualcosa del genere, lo sto importando con un altro nome per comodità, invece che scrivere ogni volta tutta sta roba qui, posso usare questa sintassi as, cioè importa questa cosa come questo, quindi invece che scrivere questo ogni volta, posso scrivere mqtt, punto, e andare a prendermi. Un alias. È un alias, letteralmente come gli alias in Bash. Cosa succede qua? Allora, lasciamo stare queste due cose prima, guardiamo qui sotto, da qui in poi. Crea un client, questo è un'istanziazione di una classe, cosa che non abbiamo visto in Python, ma client, scritto così, questa roba qui con la maiuscola dentro il modulo MQTT, è una classe, c'è cioè uno stampino per creare oggetti. Quindi questo cosa vuol dire? Che io posso avere più client attivi nello stesso momento, questo è un concetto della programmazione oggetti modulare, cioè non so, il client posso averne 8 perché ho 8 broker, devo creare 8 client connessi a 8 broker diversi. Ragionare in classi mi permette di farlo, cioè io posso creare, ho lo stampino di come è fatto un client, di come opera, di come funziona. Poi ogni client avrà delle cose diverse, tipo a che broker è connesso, avrà uno stato diverso, cioè a che punto sono della comunicazione col broker? È ancora vivo il broker? Mi sono disconnesso io? Si è disconnesso lui? È morto? Qual è l'ultima roba che ho fatto? C'è uno stato interno che è salvato all'interno dell'oggetto. Infatti, gli oggetti hanno due cose che sono metodi, che sono funzioni, vedete un po' come funzioni che operano sull'oggetto, e proprietà. Proprietà ci permettono di salvare lo stato, appunto. Qui creiamo un client così, lo creiamo, spesso quando si creano gli oggetti si passano anche dei parametri, come se stessi chiamando una funzione. In realtà sto chiamando una funzione quando creo un oggetto, c'è una funzione che si occupa di crearlo, che è la funzione init. Qui non passo niente a quanto pare, perché lo segno dopo, sono sicuro che se entro nella documentazione di sta libreria viene fuori che sta roba qua. Probabilmente, questo forse no, ma questi posso passarli direttamente nel costruttore. Si chiama costruttore la funzione che costruisce l'oggetto della classe. È diverso. È un'istanza diversa della stessa classe, è un oggetto diverso. Certamente. Beh, se, cioè, per quanto ne sappiamo, potrebbero anche averci trollato e questa roba qui, è una funzione che ritorna un oggetto globale che c'è sempre lo stesso. Cioè, visto, non ha senso, non avrebbe senso però perché a quel punto non avremo sta linea, avremo mqtt.client perché, cioè, che senso ha ritornarci con una funzione? Ce lo darebbero globale, ci dicono guarda che c'è una variabile client dentro il modulo mqtt che una è quella. To accedi, lavoraci sopra, fai quello che vuoi. Che probabilmente per il fatto che possiamo chiamarci un metodo sopra vuol dire che è un oggetto di una classe a prescindere. Quindi, anche se avessero fatto così, client sarebbe un singleton, si chiama un singleton, cioè un unico oggetto in pratica di una classe. Cioè una cosa un po' sprecata, cioè fare una classe, non è sprecata, in realtà è un modo, è una cosa che si fa in programmazione ad oggetti, a volte per certi motivi, tipo ho un software molto complesso che ha bisogno di risorse, anche un gioco per esempio che ha bisogno di texture, di creare texture, di allocarle sulla scheda grafica, c'è una classe che si chiama, non so, Texture Manager, che è il gestore delle texture, e cosa fa? Ha dei metodi, ha uno stato interno, cioè lui sa quali texture mi ha dato, quindi se poi gliele ridò, gestisce tutto, le libera, le rialloca, fa quello che deve fare, ha dei metodi, quindi non so, dammi una texture per dire, però non ho 20 texture manager, ne ho uno in realtà dentro il gioco, perché la scheda grafica è una, potrei avere più schede grafiche, ma avete mai visto un gioco che usa più schede grafiche? Sì, nel senso le usano in SLI, quella roba lì, ma è la vedono come una sola scheda grafica, cioè non ha senso. Va bene, creiamo un client che è un oggetto della classe client.
assegniamo la proprietà a un connect e la proprietà a un message. Queste proprietà cosa stiamo assegnando? Stiamo assegnando delle funzioni. Su Python, delle funzioni possiamo trattarle come fossero il valore di una variabile, cioè io posso volendo creare una variabile, qui ho definito con def una funzione, e adesso posso creare una variabile Pippo e dire che Pippo uguale a un connect. E io posso chiamare dopo Pippo con i parametri, e infatti mi fa anche l'autocompletamento, mi sembra di aver visto, eccolo qua, mi dice che ho un connect, adesso lo vedete perché è piccolo, però, cioè, questo dite, vabbè, è un alias, SNI, cioè, nel senso, Pippo potrebbe essere un dizionario che dentro ha una chiave, si chiama ciao, che ha come valore la funzione, ok? Cioè, proprio posso usarlo al posto di un valore, la funzione, è un linguaggio molto ad alto livello Python. Quindi io assegno queste funzioni a queste proprietà del client. Effettivamente è una proprietà del client, cioè il client per lavorare ha bisogno di dei callback. Cos'è un callback? Una funzione che viene richiamata indietro. Callback rende l'idea, no, di chiamare qualcosa che torna indietro, cioè che senso torna indietro? Nel senso che io adesso lancio il client e quindi l'esecuzione del programma si sposta dentro la libreria. Cioè io adesso, cioè qua, se guardate, c'è una funzione alla fine, loop forever, ok? Che cosa fa? Continua a loopare, dentro c'è un while true probabilmente che va all'infinito, che continua a fare le robe che deve fare, però cioè, se io non avessi sti callback come faccio a interloquirci con sta roba? Lui va, basta, fine, morta lì, no? Il callback cosa fa? Dà l'idea di qualcosa che mi viene chiamato e mi torna indietro, mi passa l'esecuzione al mio script, perché questa funzione qua l'ho creata io, ci scrivo io quello che mi pare, mi viene richiamata indietro dal client, quando si trova all'interno del loop principale, nel momento in cui ce n'è bisogno, succede qualcosa. Ok, due funzioni ho qui, due callback, onConnect e onMessage. Allora, onConnect, rimetto i commenti, è stato un po' pirla, qua dice che, per come è implementato il protocollo MQTT, in pratica quando io mi collego al broker, il broker mi risponde, ok, tutto a posto, cioè sei connesso, si usa il termine ACK, acknowledge in inglese, cioè ho fatto presente che tu sei connesso, è andato tutto bene. Quando il client mi manda quella roba, il broker mi manda quella roba lì, a io che sono un client del broker, mi viene chiamato sto metodo. Ci interessa? Sì, perché? Perché nel momento in cui ci dice che è andato tutto bene, che facciamo un subscribe, che ci scriviamo qualcosa che ci interessa. Non ho capito perché qua loro si iscrivono a sta roba e funziona, io prima l'ho fatto e non funzionava, bastardi. Forse hanno bloccato selettivamente il moschito sub, perché mi ricordo. No, avevo messo un maiuscolo, sono abbastanza certo. Forse ci avevo messo una barra, no, eccolo qua, l'ho messo tra virgolette, ma se no me lo prendeva come variabile di shell, ma boh, vabbè, non ci interessa. Ok, eccolo qua. Qua tra l'altro qui dice una cosa interessante, il commento che voi non vedete perché è grigio su nero, scusatemi. Iscriversi dentro un connect, perché io potrei iscrivermi anche magari qua, tipo, dopo un po' gli metto una pausa di un secondo, in modo che sia connesso, sono sicuro, e gli faccio un subscribe. Sì, però iscrivendomi qua cosa succede? Che se perde la connessione, perché, boh, perché si interrompe la linea internet, perché si stacca il cavo LAN, perché il broker muore per un qualche motivo, dopo torna online, cosa succede? Il broker se si era interrotto non si ricorda che io ero iscritto a quella roba lì, mentre così facendo io sono forzato a ricollegarmi, quindi mi arriva un altro callback di onConnect, guarda che mi sono collegato, ok, si iscrive, tipo ogni volta che avviene una nuova connessione io mi iscrivo. Quindi è un modo più robusto, è un modo robusto per fare sta cosa, diciamo. Bene, li tolgo i commenti, vi danno fastidio, non so, secondo me danno fastidio perché mi arrivano da destra, però cioè, mi interessa qualcosa, non cambia niente, va bene. Lasciamola, rimettiamo anche questo, vediamo. Ah, c'è la sta roba. Boh. OnMessage invece è quello che ci interessa di più. Cioè, onMessage ci viene chiamato ogni qualvolta, scusa, ogni qualvolta ci arriva un messaggio su topic, chiaramente, in cui ci siamo iscritti. Cioè, ogni qualvolta ci arriva un messaggio dal broker. Il broker non ci manda tutti i messaggi, ci manda solamente, lui sa a cosa siamo iscritti, ci manda messaggi solamente in topic dove siamo iscritti. Quindi, una cosa che abbiamo notato, queste funzioni hanno dei parametri. In questo caso non ci interessa, in questo caso allora,
come vedete, c'è sempre, questa è una cosa che si fa spesso quando si usano i callback, ed è passare spesso come primo parametro chi ci ha creato il callback. Cioè, qui dentro, tipo per fare il subscribe sul client stesso, questo callback chi è che lo fa? L'oggetto client che io ho creato prima, ok? Io qua dentro devo fare un subscribe sullo stesso client, ok? Allora sì, potrei, se qua non mi passasse niente, ok? Io potrei, questa variabile qui è globale, in realtà, quindi così funzionerebbe, perché client va a prenderlo anche se è definito dopo, ricordatevi che l'interprete, lui vede queste funzioni, non guarda cosa c'è dentro affinché sia, cioè, purché siano sintatticamente corrette. Dopo guarda questo e qua crea le variabili, quindi sono create nel momento in cui parte sta roba. Qual è il problema? Che per motivi adesso non vi faccio l'esempio, però a volte è difficile, cioè non si riesce a prendere sta cosa, potrebbe essere generato dinamico, potrebbe essere dentro una lista, potrebbe avere una lista di client, e come faccio a sapere quale mi ha fatto, potrebbe avere un unico callback per tutti? Così facendo mi viene passato, questa roba qui che mi viene passata è la stessa questa, non la stessa nel senso che, cioè questo poteva chiamarsi anche Pippo. Quindi Pippo in tutti quanti, anzi facciamo per semplificare, questo si chiama client, qua primo parametro lo chiamo, non so, Pippo. E qui faccio Pippo. Questo è lo stesso di questo nel senso che è lo stesso oggetto, cioè mi viene mandato lo stesso oggetto, non una copia, proprio lo stesso, un riferimento allo stesso oggetto. In modo che mi dice guarda che sono stato io, adesso non ha senso chiamarlo Pippo, fa più confusione che altro, ma per farvi capire che non c'entra col fatto che questo si chiama client e questo si chiama client, potevano chiamarsi due cose diverse. Il concetto è che io ho un handle, cioè una maniglia a quella roba lì senza andarmela a prendere con un'altra logica. Qua poi mi passa altra roba che non lo so cosa sia, roba del protocollo, chi se ne frega. O message invece ci interessa, beh, abbiamo sempre l'handler client, abbiamo user data, non so cosa sia, roba del protocollo MQTT che ripeto non conosco così bene, abbiamo MSG. MSG a quanto pare sembrerebbe essere un oggetto perché possiamo chiamarci, possiamo accedere a delle proprietà all'interno, qui accedono a topic, che è già una stringa perché vediamo che lo concatenano con un altro pezzo di stringa, quindi vuol dire che questo è già una stringa, mentre il payload non è una stringa, lo viene convertito in stringa. In Python 3 ho visto che è un byte array, un array di byte, il tipo si chiama bytes della variabile, dopo vediamo come trattarla quella roba lì. Ok, quindi assegno questi due callback, mi collego, questo è preso un esempio di broker pubblico che vi dicevo, questo qua nell'esempio c'era un broker pubblico, noi invece siamo su localhost, siamo su 1883, 60 credo sia il timeout per collegarsi. Eccolo qua, qui c'è tutta la documentazione, infatti vedete qua, costruttore, client, prima che vi dicevo, volendo potete passare un po' di roba, non quella roba lì che pensavo, potete passare dei parametri eventualmente al costruttore. Mentre connect, ce la facciamo prima a cercare connect sulla pagina, aperta tonda, eccolo qua, keep alive, ok, che è il periodo massimo in secondi. Ah, ok. Ok, mi sembra investito broker. Ok, questo su cosa succede? Serve per sapere, è il keep alive, cioè il cliente deve sapere se il broker è morto o meno, se si è disconnesso. Allora, se viene fuori che sto mandando messaggi, sto comunicando in intervalli regolari, tipo ogni 30 secondi, non c'è problema, nel senso continuo ad avere una comunicazione, la prima volta che ci comunico e non mi risponde, mi segno che è morto. Questo parametro indica se non avviene nessuna attività, non succede niente. Ogni quanto devo pingare il broker per chiedergli se è vivo, 60 secondi in questo caso. Dipende dall'applicazione, nel nostro caso non ci interessa, va bene 60. Serve per sentire se è vivo o serve perché il gruppo Serve per se. Può essere per. Adesso hai ragione. Può essere sia. Ecco, qui è la mia ignoranza sull'MQTT. Può essere anche, effettivamente, è molto più plausibile che sia perché, sì, no, serve proprio, scherzavo, serve per il broker, perché magari dice, ok, tu non mi mandi roba da 3 minuti o da un'ora, ciao, tu sei disconnesso, non sei più iscritto a niente, ti elimino dalla mia tabella e magari
se sono un publisher che sto pubblicando, me ne accorgo che, beh, se sono un publisher non mi disconnetta, nel senso, cioè, oddio, non c'è questo problema, diciamo. Se sono un subscriber non me ne accorgo perché non mi dice più niente, cioè, sono io che aspetto roba da lui. Se lui mi disconnette, ok, si chiude il socket, presumo, non so, dettagli da guardare dell'MQTT che non ho mai approfondito, onestamente, non l'ho mai usato seriamente questa cosa. Poi chiamiamo loop forever. Questa cosa blocca, cioè questa funzione rimane dentro per sempre, c'è scritto nel nome, loop forever. Qui hanno svolto un buon lavoro di nomenclatura delle funzioni perché hanno detto questa funzione loopa forever. Benissimo, lo sappiamo almeno, c'è scritto cosa fa, senza andare a guardare la documentazione. Ok, lanciamo sta cosa, ci siamo iscritti a localhost, però ci iscriviamo su casa slash tutto per provare. Stasera lavoriamo con la casa, torniamo a sta roba qua e lanciamo ServerPy. Dice che si è connesso al broker, lui sostiene ciò, vediamo se il broker dice che c'è stata una nuova connessione sulla porta e non si è disconnesso. Vedete che adesso non c'è scritto che il cliente ha disconnesso, è rimasto attivo, è ancora connesso, sta tenendo qualcosa di aperto. Proviamo a pubblicare qualcosa. Adesso ho messo male sta roba, nel senso che dovrei forse tirarmi fuori questo. Posso tirarmelo fuori? Vediamo un po'. Devo ancora imparare a usare questo terminale qua. Tutto. Vabbè, facciamo così. Cosa è successo? Non lo so. Ho scritto pub, voglio fare un pub a casa, salotto, questa roba qua. L'ho mandato, sta cosa è passata per il broker. Il broker l'ha inoltrato al mio programma Python e mi è arrivato, vedete che lui stampava il topic come stringa, concatenato a uno spazio, che è questo qui, e poi ha convertito in stringa quel byte array lì, che vedete non è proprio una stringa pulita, è un byte array, infatti lui ci mette sta B aperta virgolette che è la rappresentazione di un byte array che fa Python, perché un byte array potrebbe, cioè un byte potrebbe essere un carattere, ma potrebbe anche non esserlo. Se vogliamo convertire da byte a testo, intanto dobbiamo sapere con che codifica è stato codificato, perché c'è la codifica ASCII, c'è l'UTF-8, UTF-16, ci sono vari tipi di codifica. Quindi Python non lo sa. Cos'è sta roba? Lui ha provato, ha visto che probabilmente erano tutti caratteri ASCII che poteva stampare, ce l'ha almeno a schermo convertito, ma sta roba non è una stringa, occhio, è un array di byte, che è diverso. Per convertirlo in stringa dobbiamo usare una funzione che si chiama decode, cioè decodifica. Non è facile come converti in stringa perché deve sapere come convertirlo in stringa, chiaramente. Ok, quindi abbiamo visto che il broker risponde, cioè riceve messaggi, adesso mando qualcosa di diverso, non so, 55, vedete che arrivano messaggi diversi. Ok, abbiamo qualcosa, siamo in grado di ascoltare messaggi. Proviamo adesso a far funzionare lui. Questo è un SP8266, il modulo si chiama NodeMCU in realtà. E di suo in realtà usa Lua come linguaggio, cioè Lua è un altro linguaggio scriptato molto carino, è il linguaggio scriptato più veloce che c'è, almeno io sono rimasto che è il linguaggio interpretato, scusate, più veloce che c'è disponibile in realtà, che è una cosa molto particolare. Infatti Lua viene molto usato nei giochi per scriptare giochi, per espandere, perché dove c'è bisogno anche di un po' di prestazioni. Soprattutto Lua Git, che è un just-in-time recompiler, cioè ricompila il codice al volo in codice macchina proprio durante l'esecuzione del programma, ottimizzando al volo, fa un misto tra interpretazione e compilazione praticamente, e dà performance molto buone. Peccato, è quello che hanno usato anni fa, quando alcuni provider non volevano più mandare la posta, come dire, volevano solo che si potesse vedere la posta attraverso il browser. E hanno Oddio. fatto dei codici Lua per poter far sì che anche con un
mailer potessi utilizzarlo. Non so se Beh, sì, cioè Lua poi è un linguaggio di scripting come Python, cioè tutto quello che fate in Python, se voi cercate, questo per cultura generale, adesso è una serata di Python, sto tirando fuori Lua, se voi cercate Lua MQTT, come abbiamo scritto prima Python MQTT, probabilmente trovate, questo magari no, però trovate una libreria, eccolo qua, binding, roba, cioè anche per Lua trovate, è un linguaggio script, cioè lo lanciate con Lua, con il comando, date, come scrivete Python, scrivete Lua, e date il nome del file, e anche qui potete eseguire un linguaggio diverso, ha le sue differenze, le sue caratteristiche, è usato più in certi ambiti diversi da Python, ma è un linguaggio scrittabile. Può essere che lì per fare quella cosa lì avessero bisogno in generale di un linguaggio di scripting, poteva anche essere Bash probabilmente, o quello che era Python, e hanno messo insieme. Io con lui ho imparato a programmare in Lua praticamente quando ero ancora alle, non mi ricordo, sono stato fine elementari sulle PlayStation, sulla PSP. Avevano montato, avevano portato, ecco, una cosa bella di Lua è che è portabilissimo, infatti gira qua su microcontrollori. L'avevano portato sulla PSP di Sony, sulla PlayStation portatile, c'era l'interprete Lua con tutte le API grafiche per disegnare a schermo e io mi divertivo a creare giochini, applicazioni con Lua perché era un linguaggio ad alto livello, un po' tipo Python, quindi era semplice, ho iniziato così. Ok, chiusa parentesi. Dove eravamo? Eravamo a Anche noi da piccoli. fine elementari. Sì, che andiamo a casa, fine vediamo elementari. tutto, andiamo a casa, siamo di elementari. Non devo dirlo. Allora, MicroPython. Mi rendo conto che la sto tirando parecchio sulle lunghe, dovremmo un po' forse più accelerare. Cos'è MicroPython? È un'implementazione di Python non completa, cioè non è tutto Python, mancano delle cose, almeno l'ultima volta sono rimasto che mancavano delle cose, se adesso sti geni sono riusciti a metterci dentro tutto, complimenti. Dice qua, ma anche se magari non implementa tutto, è pieno di feature avanzate, come il prompt interattivo, noi possiamo tramite seriale parlare con l'interprete, volendo anche qua sperimentare. Chiamatelo poco, altro che Arduino, che dovete ogni volta ricompilare, eccetera. Va bene, integra con precisione arbitraria, supporta le closure, che è una roba di programmazione interessante, list compression, generatori, quindi queste sono caratteristiche di Python avanzate, infatti voi probabilmente non avete mai sentito parlare di closure, list compression, generatori, le eccezioni le abbiamo viste, quelle sì, ma sono tutte cose abbastanza avanzate e le supporta. Nonostante tutto, però, è abbastanza compatto adesso voi non vedete una tega, come sempre, è abbastanza compatto da stare dentro 256K di flash, di codice, quindi Arduino fuori discussione, quello 8 bit, per carità, però questa roba qua mi sembra che abbia un megabit, 2, 4 mega, 4 megabit di flash, mi sembra abbia, e 16K di RAM, questo mi sembra, quanto ha di RAM? 32. No, no, il 32, l'8266. Questo è 8266, sì. Non lo so. Vabbè, comunque, forse ce lo dicono anche qua. Questa è la pagina della documentazione. Ci sono arrivato scrivendo MicroPython SP8266, una dei chip, dei microcontrollori ufficialmente supportati. Tra l'altro, questa scheda in particolare. Quindi dovremmo essere coperti stasera da imprevisti. E qui c'è tutta la spiegazione di come caricarlo e usarlo. Allora, vediamo qua, ci dice un attimo che supporta tutto quanto, supporta le GPIO, l'UART, cose varie, c'è anche una web REPL che non sono mai riuscito a far funzionare, cioè lui apre e crea un server web, potete accedere a una pagina web dove parlate con l'interprete dal browser praticamente, senza collegarlo, quindi in remoto, e anche questo è molto interessante. Qui c'è il requisito minimo per la flash è 1 MB. Vabbè, ci sono alcune che vabbè, perché sì, il problema di sto chip è che ci sono tante varianti. Cioè, il chip è lo stesso, però non ha la flash come non è come il chip dell'Arduino, l'ATmega 328, che dentro il chip proprio nel silicio ha la flash.
Qui la flash è esterna e in questo caso è montata dentro questa scocca qui, quindi non la vedete, però se toglieste questa cosa vedreste un chip che è l'SPO226, processore in sé con la radio, e un altro chip a parte che è la flash. Quindi c'è chi monta la flash da tot, da X megabyte, c'è chi la monta da Y, da Z, è un po' un casino. Mi fido che sta cosa si installa senza smanettare. Allora, qui vediamo che abbiamo tre tipi di build, che sono quelle per moduli da 1 megabit, da 1 megabyte e oltre, stabili e daily, quindi vabbè, classico dei software, stabile, nightly, sperimentale, dipende quanto volete farvi male. Qui ci dice come scaricarlo, qui ci fa installare con pip questo SP Tool, e qui vediamo che pip, per esempio, non installa solo librerie, ma installa anche programmi. A volte ve li trovate anche nei. Questa è l'unica rogna, diciamo, che se io adesso su Arc, è risaputo, ecco, ce l'ho addirittura neanche nell'AUR, proprio nei repo ufficiali, ce l'ho già l'SP Tool, no? La domanda, spesso il problema è che c'è la roba sia su pip che nei repository del sistema. Io non ho ancora trovato un buon criterio per scegliere quale dei due, cioè se installarlo con pip o cosa, perché pip, stavo dicendo, installa anche programmi, anche software, anche tool, come fosse un package manager. Ovviamente roba scritta con Python, non potete installare Firefox con pip, giustamente. Io diciamo che se installo programmi così preferisco installarli dai repo, se c'è. Se installo librerie, preferisco da pip, anche se poi succede che installo un programma da repo che tira dentro dipendenze che avevo già installato con pip, e lui invece le dipendenze le vuole dai repo e configurano i file, casini, quindi sì, insomma, boh, se qualcuno vuole approfondire questa cosa, fare un talk, oppure virtual environment, anche quella è la risposta, ecco, bel talk su virtual environment di più 6. Ok, una volta installata sta roba, abbiamo SP Tool che ci dice un po' di robe che fa, a quanto pare, sembra essere un po' un tuttofare. Possiamo caricare roba in RAM, dumpare roba, scrivere flash, cancellare il chip, fare un sacco di cose. Vediamo, facciamo per vedere se vediamo sto chip ID. Ok, lo leggiamo, ci sto parlando, ho visto che stava lampeggiando come un forsennato e ha scritto sta roba, quindi presumo che funzioni. Ci ha scritto, ha identificato da solo la porta, bravo, ha visto che è un SPO2266, il dettaglio, ha visto che è wifi, ha trovato l'indirizzo MAC, ha letto il chip ID, che è un identificativo presumo univoco per ogni chip, non lo so adesso questi dettagli di questi moduli. Ci dice poi fare deploy del firmware passando sta roba qua. Ora io farò un bel copia. Intanto devo procurarmi il file, tra parentesi. Che è nella pagina download, giustamente. Firmware per schede SPO2266. Queste sono le versioni. Queste sono le daily, queste sono le stabili. Il discorso della differenza che diceva prima, ah, ok, queste sono quelle per le 512K sotto, quindi queste sono quelle per 1K. Prendiamo l'ultima, scarichiamo tranquillamente, andiamo qua, SP Tool, adesso gli postiamo sta roba qua, la porta a quanto pare non serviva neanche, vedete qua le abbiamo dato la porta che probabilmente non serviva, il baud rate, probabilmente boh, magari lui si arrangia, gliel'ha messo più veloce perché così ci mette meno, gli ha detto di scrivere la flash. Mi hanno detto di rilevare in automatico la dimensione della flash, lo 0 non so che roba sia, non mi interessa, io ho copiato e incollato, vado a prendermi, no, documents, su downloads, MicroPython, come si chiama il file adesso? Qualcuno si ricorda le iniziali? SPO2266, SPO2266, eccolo qua. Diamo un invio, sta scrivendo, una bella percentuale, e sta flashando, scrivendo la flash adesso all'interno. Si è arrivato al 100, vuol dire che probabilmente gli è andato bene. E teoricamente adesso, se io mi aggancio con un terminale seriale qualsiasi, non ho la più pallida idea di che baud rate, proviamo a resettarlo, da un tanto che non la uso sta cosa. Ok, si sì, ha scritto un po' di schifi, però teoricamente ho una shell di Python. Questa interprete qui sta girando, oh, scusate, anche qui devo ingrandire, però qua non basta control più.
qua devo aprire i settings, no, qua devo andare su preferenze e mettere un font bello grosso, tipo un 26, forse anche troppo. Beh, nel dubbio, meglio abbondare che deficere. Ok, se, ok, vabbè, qui è un po' più scomodo perché dobbiamo scrivere qua sotto, in particolare questo termine, che okay, a quanto pare non gli piace sta cosa, vuole il CRLF, vediamo. No, ho sbagliato io. Orco. Un attimo, vediamo cosa dice qui a riguardo. Vogliamo seguire il getting started, dopo aver fatto sta cosa, serial prompt, 115200, ok, sì, non ci dice che terminatore di linea serve, ok, CRLF teoricamente dovrebbe andargli bene, forse sull'LF vuole? No, non sembra contento. Ah, mi sa che si era bloccata la porta seriale. Ah, ho visto, a volte succede. Adesso è andato il programma. È un po' instabile sto homo serial qui. Qualcuno conosce un programma di terminale seriale più stabile? Minicom, Minicom? però non è tanto facile da usare. Qualcuno mi guida a So usarlo? che vuoi provare. Minicom, cosa gli do la porta direttamente? È Minicom-S, così vai in settaggio e poi Ah, bello. attraverso serie port settato, attraverso Serial qua con device. le lettere decidi. Sì, ho visto. Velocità con la L ci siamo Orco. con screen. Cosa? Con screen. Con screen, cioè? Cos'è un programma? Devi usare screen per connetterti ai server, poi fai più indietro lo screen. Non ho capito cosa intendi. Si chiama screen, quel programma che serve per connetterti ai server e Ah, altri. non lo conoscevo, non lo conoscevo, non lo conosco, ti giuro. Ok, come faccio uscire da sto menu per dirgli ok? Esco. Oh, sì, l'ha salvato, ok, perfetto. Serve, aspetta, ma devi fare save setup as DFS, Default. e allora Canonwrite, perfetto, fantastico. Vabbè, in teoria posso. Ah, perché. Ah, ho capito, ho sì, dovresti capito. esserci adesso. Sì, ho capito, ho capito. Ci sono in realtà. Proviamo a resettare sta schedina. Ok. Funziona. E non ho l'eco, forse mi serve l'eco. Controlla Z e vai sempre su setup e lì abiliti l'eco. Controlla Ok. A, Z, controlla Z. Terminal Eco, settings, presumo. No. Controllo A Z, capture on off, communication parameters, no, vediamo un po', local echo on off, sì, però comunque ho visto che lui non risponde, non ho capito perché, sembra che si blocchi. Però vedo un errore lì del sistema in realtà. Quindi forse non è andata a buon fine la questione. Tra l'altro lui dovrebbe creare un access point wifi, MicroPython, infatti c'è scritto qui. Vediamo se lo crea o non mi sembra. Ma sì, c'è un MicroPython. Ma proviamo a collegarci. Qual è la password? La password è MicroPython con la N maiuscola, se vi chiedete dove l'ho letto qua sotto. Ok, vediamo se si collega. Ah, qua si è piantato tutto. Ah no, ecco qua. Connessione fallita. Ma in questo caso, cioè, ci spieghi tutto quello che serve prima, c'è un sensore con due file.
Non ha il sensore, avrei dovuto portarlo, me lo sono dimenticato, ma si può collegare come fosse un Arduino con i pin GPIO. No, 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 era connesso, scemo io. Sì, so, no, sono connesso. Cosa? È questo qua. Ok, loro ci consigliano di usare questo. Come esco da sta cosa? Con Ctrl Z. Dove sono? Cos'è sta cosa? Il limbo? Eh sì, ma non mi va il controllo. Oh, sì, non era proprio così, volevo fermarlo, ho capito che devo fare. Così. Distruggilo, via. Ok, loro ci dicono fai così. Non ho picocom. Ah, non la connessione, sì, scusami, scusami, scusa, giusto, giusto, giustamente. Ciao, fossero già andati fuori sync i repository noi utenti Arc, siamo abituati a... Anche i driver wifi di sto portatile non sono il massimo, o la scheda wifi o quello che è, ho visto, perché sì, fa queste cose qua. No, questa voglio io. Vai. Facciamo? Sì. Ok. Funziona così. Oh, funziona, adesso funziona. Non si sa perché cosa cambia. È speciale, picco come a quanto pare. Ci stiamo parlando. Qui ci dice per configurare la rete. E questo potrebbe... Ce l'abbiamo una rete qui adesso? Sì? No? Sì, uso la mia. Solo che non mi ricordo la password. Qualcuno ha voglia di fare hotspot così che può anche condividere la password così ci agganciamo? Va bene. Avete un hotspot? Lui ci dice la configurazione della rete, perché adesso lui sta facendo da hotspot, però noi dobbiamo collegarlo come un client a un router praticamente. La facciamo direttamente dalla shell, cioè con comandi Python, importiamo network, che è una libreria sua, che su Linux non c'è o su Windows quando eseguite Python, qui c'è. Ci prendiamo sta roba qua, che è un oggetto. Lo creiamo come così, dal modulo network, non so adesso come sia da intendere sta cosa, però questo vuol dire stazione, interface, cioè interfaccia stazione, ci prendiamo l'interfaccia stazione, l'attiviamo, ok, scansioniamo e dovrebbero ritornarci le reti disponibili, ok, magari facciamo... Reti uguale, ho detto uguale, visto che è tutto incasinato, facciamo for r in reti, print r, ok, un attimo più comprensibile, qual è la rete? Ok, primo, se potete dirmi la posso senza problemi, si vedrà in pubblico. No, è arrivata apposta per questa serata.
Bravo. Tutte Allora. le altre con l'otto maiuscolo. Perfetto. Con l'otto maiuscolo. Allora, ora sto facendo questa cosa, penso che stiamo sperimentando. Questa credo non rimanga, cioè dobbiamo farlo ogni volta nello script di avvio. Comunque facciamo, vabbè, con connect possiamo collegarci a cool12L, questa è la tua, no? Sì. Quella con la password magica. E la password Tranne con l'otto maiuscolo. con l'8 maiuscolo. Perfetto. Questa qua sembra, non sembra lamentarsi, e poi. Ah no, ok, non è perché per forza. Ok, ci dice subito, però con isConnected è un metodo che ci ritorna se è connesso o meno con successo. Ok, siamo connessi all'hotspot lì adesso. Cosa possiamo fare ora? Ripeto, cioè questo interprete tra parentesi è sul chip, adesso non so se ci fanno anche una demo, vediamo senza che mi metto a cercare, eccolo qua. Toggle il pin, no, non è questo, ma ah, tra l'altro ci gestisce anche un file system, cioè possiamo creare file dentro all'interno, salvarli. Andiamo su pin e gpio. No, adesso non mi metto a farlo, comunque credetemi se vi dico che possiamo importare il modulo GPIO, che è un modulo specifico, degli di aprire il pin qua del LED integrato e fare il programmino col while true che aspetta mezzo secondo, il blink solito, insomma. Ok, vediamo un po', adesso sono senza internet perché, no, ce l'ho internet, però dopo non sarò senza, finché ce l'ho usiamolo. Allora, come faccio a usare l'MQTT da qui? MicroPython, ora non so, tipo, cioè, se vi chiedete come ho scoperto sta roba, non lo so neanch'io, me lo ricordo da tempo fa e ho imparato a girare un po' dentro i repository perché avevo guardato come era implementato MicroPython, una cosa bella che Python è lento di suo, soprattutto su un microcontrollore, poaretto tra parentesi. Se ho, però, proprio perché sono un microcontrollore, tipicamente ti può anche parlare con un DHT11 sensore che è un protocollo proprietario che ha delle tempistiche molto precise. Non ce lo vedo proprio Python a fare quella roba lì. Cioè, oddio, forse si può fare, non lo so adesso, ma io lo farei nativo in C. E infatti, MicroPython permette di scrivere moduli C che si integrano con Python. E questa è una cosa molto bella. E credo siano dentro drivers, mi sembra. Eccoli qua, tipo questo del DHT. Qua vedete c'è un file C, un file H, quindi solita coppietta del modulo C, dove qui è implementato in C una funzione che poi con una direttiva, con questa macro qua, viene agganciata all'interprete praticamente. Quindi noi possiamo chiamare codice C, abbiamo dei parametri strani per le funzioni perché deve interloquire con Python, chiaramente. Però dopo c'è un wrapperino piccolo che va a importare il modulo nativo praticamente e ci crea una piccola classe che va a usare quella funzione scritta in C dove gestiamo i segnali con tempistiche precise, eccetera. Mai creato una roba del genere, è una cosa molto interessante, però mi piacerebbe guardarla una volta. Ok, qua dentro vediamo che allora, nelle porte, nel ports sotto qui, ci sono tutti i vari ports, quindi c'è sto portato SP2 SSH, P32, STM, varie cose. Qui dentro, su moduli, vediamo che c'è da qualche parte, non è qui, fantastico. Ok, in teoria c'è un altro repository che è MicroPython lib, dove sono tutte librerie scritte in Python. Queste sono scritte puramente in Python, fatte apposta per il MicroPython e tra le tante cose c'è una roba che si chiama OMQTT. Ce ne sono due implementazioni, una robusta e una semplice, non ho ancora capito perché. Cioè, sì, ho capito da una parte per compromessi, magari uno ha bisogno di più robustezza, cioè gestisce la riconnessione, eccetera. Non so, probabilmente siccome alcuni dispositivi, forse anche questo, sono abbastanza limitati come risorse, soprattutto per eseguire una roba tipo Python, danno anche una variante semplificata per occupare meno RAM, meno spazio. Ok, questa roba qui, è un client MQTT per, iscritto in Python per questo dispositivo.
Vediamo se c'è anche un esempio. C'è un esempio in pub, che è proprio quello che interessa a noi. Vediamo un po' se possiamo, non qui, ma qua, se riusciamo a digitarglielo dentro a farlo funzionare. From umqtt.simple import mqtt client. Ok, lo importa, quindi c'è già all'interno. Il mio unico dubbio era se... Vediamo anche qua a proposito che nell'esempio anche loro hanno fatto sta roba del main, non hanno definito un main. E poi se il modulo è uguale a questa roba qua non ce l'abbiamo mai vista. Serve perché quando se io importo questo file come fosse una libreria, questo qui, dove c'è scritta sta roba, se lo importo come fosse una libreria perché magari voglio creare un file che sia fa delle cose quando lo lancio a sé stante, ma sia magari, siccome ho definito tante funzioni utili che uso anche per altre cose, voglio importarlo. Qual è il problema? Se io non faccio sta roba qua e io importo il file, mi parte in esecuzione tutto. Invece facendo così è un modo di dire. Se tu sei il programma principale, allora mi lanci main, altrimenti non fai niente. Altrimenti hai definito la funzione main, cioè in questo caso non ha senso perché nessuno importerà sta roba per trovarsi definita una funzione main. Oddio, forse l'hanno fatto perché hanno uno script, per esempio, che può essere l'abbiamo fatto perché hanno uno script che prende tutti i file di esempio, li importa tutti e lancia il main di ognuno. Infatti qui vedo che ci hanno passato per parametro il server, probabilmente fanno una cosa del genere, un giochetto così. Potrebbe essere sensato. Certo, se qualcuno vuole installare un client MQTT che può iscriversi a un topic, gli facciamo parlare tutti quanti. Il sensore non è ancora connesso. Non è, allora adesso lo colleghiamo. Quindi anche qui creiamo un MQTT client. La sintassi è diversa, una libreria diversa, ok, purtroppo, però il concetto è lo stesso, se, come vedete. Dobbiamo dare un nome, lo chiamiamo SPO2SSL, questo è un nome semplicemente con cui lui compare al broker, e il server, diamolo, no, non è, sì, non è localhost, cane l'ostrica. Qua adesso, tra parentesi, devo collegarmi anche il caricatore, a breve, devo collegarmi a... Devo rinunciare a internet, prendere, attaccarmi a questo, con la password più sicura del mondo. Sì. Probabilmente anche, Madonna, sto wifi. No, lui dice, ah ok, forse è connesso, solo che non vede internet, giustamente. Rilanciare il broker, perché ha cambiato rete, non so, probabilmente. E adesso qui lo faccio collegare a il mio IP che è no, si è connesso, adesso si è connesso. Adesso sono sempre due tentativi. Il mio IP è sulla rete questa roba qua che non ho assolutamente voglia di usare. Ok. C.connect, quindi stiamo connect sull'oggetto client. Qui vedete che è un attimo diverso perché okay, il fatto che sia bloccato forse non è. Ah sì, beh, semplice. No, aspetta. Connessione abortita. Non ci è arrivato. Ma è connesso alla rete? Punto di domanda. Allora, vediamo un attimo dov'è che parlava del wifi. Networking. Allora, quello l'abbiamo fatto. Cosa ci manca? Noi avevamo chiamato sta IF, lui ha preso, lui sembra essersi preso, gli IP giusti erano sullo stesso 4362, sì, ha senso, dovrebbe vederlo, teoricamente. Sì, ma mi dice che cos'è? Non so come mai, forse proviamo a fare così, prendiamoci l'oggetto,
L'oggetto access point invece, che è attivo perché ho visto che sta ancora facendo l'access point. E settiamo, disattiviamolo. Vediamo se c'è una funzione tipo. Ok. Questo è connesso teoricamente. Se ora io riprovo col client a collegarmi, ricreiamo il client e lo colleghiamo. Mi sa che non gli piace per un qualche motivo. Che strano. Nuoto 8-3. Vediamo un po' come è implementata sta roba velocemente. E che parametri accetta se abbiamo dimenticato qualcosa. Qui possiamo dare cliente di server porta, come porta uguale 0, ma sì o semi, no, questo non ha, pensavo predefinito la porta fosse, qui adesso sta tagliando, ai ai ai, questo è un po' un casino, aspetta un attimo che qua, beh, 1883. Vediamo. Neanche ancora. E lui non ha visto niente. Non è che mi è cambiato il mio IP. Per un qualche motivo. No, sembra sempre lo stesso. 43.62, sì. Non so, forse ho avuto altre rogne con, usando l'hotspot, anche se erano sulla stessa rete. Ah no, beh, ma anche qua faceva, cioè non c'entra nel discorso della porta. No, no, non saprei onestamente, il router lì non funziona proprio, appunto il wifi no, perché, ok, come altro potrei fare? Potrei provare a fare così, allora resetto. E lui diventa un access point teoricamente. Se adesso mi prendo network.vlan, no, intanto importo network, network.vlan, network.sta, no, api interface. Cosa? No, no, ma è giusto. Semplicemente se lui si salva la configurazione, allora a quanto pare. Allora facciamo così, proviamo a configurarlo come al contrario, cioè gli faccio fare access point a lui e usiamo sta roba qua, ci prendiamo l'interfaccia. Intanto, aspetta, perché divento matto, devo rimpicciolire un po', scusate, perché sennò mi va in vacca tutto. La stazione la settiamo attiva a falso, quindi la disattiviamo. No, non va il control freccetta. La P invece lo attiviamo. Ok. E teoricamente dovrebbe dirmi che non è connesso, ma forse perché non c'è nessuno connesso lì. Qual è questo? Cioè, ce ne sono due perché c'è. Come faccio? 1.05 1.14. Sì, che è un po' preoccupante. E proviamo a chiedere if config. Ah, ma è un altro coso? Ah. Ah, Qual è il tuo adesso? ed è quello che rimane, se l'ha Quello staccato. che rimane Vediamo un po'. Non si può aprire questi settings che sono sempre aperti. E spegniamo, riaccendiamo. Uno dovrebbe sparire dalla circolazione. 4 Sì, ok, mi collego a questo. Va bene. Vediamo se Ok. funziona adesso. Io con IP add sono su questo 4.2, quindi rilancio il broker per sicurezza, 4.2.1.1.1,
Qua proviamo a ricreare client, quindi da qui ci riprendiamo l'esempio del publish. Oh, ah, giusto, non c'è internet adesso. Grandissimo, vediamo se mi ricordo. Port umqtt.simple smqtt, sì. C uguale mqtt.mqtt client, e voleva il nome che è SPO2266, vuole l'IP che è 192.168.4.2, che è quello del mio PC, e la porta in teoria è predefinito, e proviamo a co connect. Ok, ha risposto. Bene. Broker mi dice nuova connessione, nuovo client connesso, quindi c'è una connessione attiva. Lanciamo, dov'è che era il coccio? Era, andiamo dentro, come si chiama la cartella qua, lanciamo il server che abbiamo appena creato prima con Python, quindi adesso il broker ci dice si è connesso anche questo, ok? E sta ascoltando su casa, su cosa stava ascoltando, casa tutto, ok? Ora vediamo un po', ora. Guardo dal telefono un attimo per avere un riferimento, perché non ho la più pallida, a meno che tornando indietro non mi... Vediamo un po' se c'è qualcosa in cache. Non puoi caricarmi la copia cache, scusami, dai, ce l'hai la copia cache, ce l'hai. Qualcuno sa come si fa a prendere la copia cache di un sito, no? Non si sa. Vai, non importa. Vado a prendere qua. Ah, no, lo sto prendendo io, sto prendendo io. Eccolo qua. Esempio pub. Ok, torniamo al coso. Ah, beh, molto semplicemente facciamo c, che è l'oggetto client.publish. E passiamo, qui lo converte, li passa entrambi come array bit, come array byte, non so come mai, in teoria il topic dovrebbe essere una stringa normale, comunque lo mandiamo in casa, slash salotto, infatti siamo proprio in salotto in questo momento, e come messaggio mandiamo ciao mondo, perché ovvio, abbiamo pubblicato, ci è arrivato nel server Python un messaggio da qui. Se qualcuno adesso dal telefono avesse, magari riesco a farlo io al volo mentre chiacchiero, MQTT, boh, cos'è client, sì, dal telefono probabilmente possiamo, cioè no, probabilmente dovremmo poter collegarci lo stesso al broker, non ho spazio per installare l'app ovviamente. Cosa? No, ma è perché, nel senso, questa è la rappresentazione che fa Python del coso. Piuttosto mi interessa sapere se qui posso mandare il topic come stringa, perché, e non come... Sì, no, che lui nell'esempio metteva una B, nell'esempio lì, non so come mai. E forse anche questo allora, ok, non si fa problemi, adesso dovrebbero essere arrivate tre robe. Vedi che anche se ho tolto la B è arrivato comunque con la B, cioè perché questo viene proprio codificato dal protocollo come array di byte, ok? Ok, quindi qua dentro adesso io potrei farmi uno script, un programmino, che è tipo qua, lo facciamo sensore.py, va bene se sforo gli altri 5 minuti? Ok, allora, ecco, adesso abbiamo un problema con la rete. Probabilmente la prossima volta spero sia risolto. Ok, preparo lo script, non lo lanceremo. Beh, no, non serve internet, basta che sia la rete locale. Se c'è internet, meglio che allora. No, che almeno se io posso collegarmi. C'è uno switch, devi Sì, basta avere una rete. Dopo io per internet me lo collego contemporaneamente a quella. Basta avere una rete a cui posso collegarmi sia con l'SP. Sia col PC chiaramente. Sì, una checkpoint, va bene, va bene. Adesso no, tanto non ho un... Basta che si sia collegato. Aspetta, ma sarà mai si è collegato con Luigi? Non so niente. Ma no, basta che si è collegato Ok, comunque, con Luigi. Ma
Qui sto preparando lo script che poi caricherò sul microcontrollore, quindi abbiamo visto importiamo network e importiamo il coso. Lì ci consigliavano anche per collegarci, abbiamo visto che possiamo fare network, c'è una funzione di network che si chiama VLAN, che ci dà praticamente un oggetto, ci dà una maniglia, un handle, qualcosa, all'interfaccia wireless. E possiamo chiedere due cose, un handle a la variante stazione, quindi quella che si collega all'access point, o alla variante access point. In questo caso ce le prendiamo entrambe, nello script definitivo ce le prenderemo entrambe. Non so se lui salva queste cose o no, questa è l'unica cosa. Ci prendiamo un handle al discorso stazione, al discorso access point. Diremo che l'interfaccia access point è disattivata, visto che possiamo usare questa funzione, mentre attiviamo la stazione. Prima di attivare la stazione la configuriamo, no, l'attiviamo, prima va attivata e si può fare connect come presumo si chiamerà lugv la prossima volta, lugvicenza, non ricordo com'era la rete. Lugv, tutto da maiuscolo, ok. La password penso si possa lasciare vuota tranquillamente perché era aperta e potremmo fare un while not sta if.isconnected volendo, per essere tranquilli, e facciamo un pass, quindi c'è un loop continuo finché questa cosa ritorna falso, quindi non è connesso, lui continua a loopare. Prendiamo tutta sta roba per ordinare, lo mettiamo dentro una funzione che si chiama connect. Così e chiamiamo connect, così adesso qua iniziamo a fare il programma ad alto livello, quindi ci colleghiamo, adesso faremo qualcos'altro che è collegarci al broker, lo facciamo anche tutto qua tranquillamente, creiamo un client al broker, quindi lo chiamiamo client tranquillamente, uguale mqtt.mqtt client. E ci colleghiamo, dipenderà la prossima, adesso non so che IP sarà, 168.4.2 era in questo caso, vuole anche il nome del client prima, che lo chiamiamo SPO2661, perché magari abbiamo più di uno, diamo un client.connect. Probabilmente ci interesserebbe anche, abbiamo visto che poteva lanciare un'eccezione, quindi metterlo dentro un try e dare un'occhiata con un except, cioè potremmo mettere tutto qua dentro in realtà a questo punto. E nel caso, non lo so, scriviamo, non posso collegarmi, non lo so, qualcosa. Magari riproviamo dopo tot, non so, vediamo la prossima volta, sto abbozzando qualcosa. A questo punto avremo una cosa tipo while infinito, che leggerà la temperatura, quindi facciamo, non so, t uguale leggi temperatura, che è una funzione che definiremo, e per ora, visto che ho dimenticato il sensore, me la definisco qua come def leggi temperatura, mi importo random, semplicemente, e ritorno 20 gradi più random.randint. Da non so se c'è la libreria random, credo di sì, perché ecco, importante, MicroPython è un'implementazione di Python, non vuol dire che ha le stesse librerie. Cioè, l'interprete c'è, ma le librerie, cioè io volendo posso usare Python senza librerie, senza random, senza TK, senza tutta quella roba lì, posso toglierle. Non so, adesso lo scopriremo, io penso, se insomma, non penso si mettono a reinventare la ruota e far tutto che può essere, però l'abbiamo fatto, quindi proviamo a vedere cosa succede, ma proviamo subito, siamo qua. Proviamo a importare random. Perfetto. Allora cerchiamo. Non possiamo. Beh sì, dai, mi scollego, tanto ormai abbiamo finito. Bisogna aspettare. Ok, ce l'ha fatta. MicroPython random. Dov'è? Questo per un'altra scheda, ma chi se ne frega, là, il MicroPython è sempre lo stesso. No, mi dici che posso importare random. Allora probabilmente è specifico per la scheda a scheda, presumo. Perché effettivamente
Urandom, c'è Urandom, giustamente, MicroPython c'è MicroRandom. Ok. Tra l'altro, una cosa di Python potete fare, tipo help su un modulo e vi dà tutta la descrizione della roba. Quindi qui c'è un get rand bits che è relativamente utile. Io vedo anche un rand int però, posso farlo rand int. Urandom.randint da 1 a 10. Ah. Ai ai ai. Vuole un argomento. Ok, vabbè, lo guarderemo la prossima volta comunque. Questo in realtà è un modulo random nella libreria di MicroPython. Non so come mai non che usa questa roba qua effettivamente. Non so come mai non posso vederlo da. Vabbè, da approfondire anche questo. Comunque avete capito bene o male lo scheletro della questione. E continuiamo la prossima volta con perché è tardino. E vabbè, intanto rimaniamo qui. Prossima volta avremo un po' di cose da fare, non so se riusciamo a farla GUI, perché le abbiamo tirato un po' tanto sulle lunghe. E prossima volta finiamo sta cosa qui. Sì, un'altra serata, sì, tanto. No, la prossima volta probabilmente riusciremo a ricevere i dati. Ce li riceviamo già, metterli nel database, facciamo un sensore definitivo, magari con un sensore vero di temperatura e umidità, e basta, salviamo tutto nel database, quello sicuramente riusciamo a farlo. Poi non so se riusciamo a fare anche una GUI, qualcosa per visualizzare. Vabbè, tanto la chiudiamo qua per stasera. Grazie. Grazie.